Ora vi vorrei parlare di un'altra azienda qui di Bologna che è riuscita a mettere in pratica ciò di cui vi ho parlato all'inizio di questa presentazione, ovvero quello di riuscire a migliorare tutti gli aspetti che generano innovazione, sia la parte tecnologica, sia la parte di risultati, quindi in fattori di crescita che è riuscito ad ottenere, e soprattutto l'esperienza utente che riesce a fornire ai propri clienti. Sto parlando della Gibson. Ho il piacere di chiamare sul palco Stefano Valicelli. Ciao Stefano. Buongiorno a tutti, ciao. Grazie anche a te per essere qui, per condividere la vostra esperienza. È un piacere. Due parole su chi è Gibson. Allora, Gibson esiste da oltre 30 anni e noi ci occupiamo, produciamo valvole a farfalla e valvole di ritegno. E le applicazioni sono le più svariate, siamo nell'ambito dell'offshore, nell'ambito del navale, del process, e quindi diciamo che dove c'è, come dice il nostro slogan, dove c'è un piping c'è una valvola e preferibilmente è Gibson. È presente. E che cosa significa competitività, essere competitivi per Gibson? Allora, in un mercato globale dove quello dove operiamo noi è fondamentale dare al cliente un prodotto corredato anche di una, diciamo, un supporto tecnico, ok, più completo possibile, e bisogna darlo in tempi brevi e col massimo della qualità. Quindi l'esperienza utente che volete far vivere ai vostri clienti o comunque alle persone, alle aziende che vi stanno valutando per scegliere se adottare la vostra tecnologia, per voi è strategico. Sì. So che nel vostro ciclo di vendita però l'attività tecnica è estremamente intensa, no? Sì, infatti a fronte di tantissimi ordini che ci arrivano, da tantissime richieste poi, che noi facciamo di tutto come ufficio tecnico di far tramutare in ordine, fornendo il massimo dell'assistenza a livello tecnico, non solo del disegno 3D, ma anche di tutti gli aspetti tecnici per anche applicazioni speciali. Noi lavoriamo molto sullo speciale e quindi quando ci arrivano nella gran parte dei casi delle richieste c'è dietro uno studio tecnico, quindi attività, numerose attività per noi, quindi, tanto lavoro. Immagino che il numero di preventivi che a questo punto passano per l'ufficio tecnico che riuscite a realizzare siano strategici, il numero assoluto, proprio perché poi dopo una percentuale si tradurrà in ordine. Quindi esatto, avere sì. Un collo di bottiglia in ufficio tecnico vuol dire limitare quelli che sono limitare gli ordini. Limitare le chance di portare a casa l'ordine, quindi più è snello il processo di fornitura tecnica, più insomma si ha la possibilità di competere in modo efficace e di acquisire l'ordine, di far scegliere Gibson al cliente. Quindi, come dire, un'attività tecnica di questo tipo vi obbligava, insomma, a cercare di rincorrere sempre quelle che erano le richieste della parte commerciale. Però se lei è qui oggi, immagino che qualcosa abbiate risolto. Sì, abbiamo implementato dall'inizio di questa primavera Tacton come strumento all'interno dell'ufficio tecnico, che comunque è rimasto con le stesse risorse, quindi abbiamo sfruttato questo nuovo strumento per far sì di dare la possibilità di configurare un'interfaccia utente come quello che vedete ogni possibile variabile sulle nostre valvole, quindi tutte,
tutti gli accessori che si possono montare in modo veloce. Questa interfaccia ormai è completo e rispecchia quello che è già standard nel nostro catalogo, e parliamo di tantissimi accessori oltre al nostro prodotto, che sono le valvole farfalle. So che ha preparato un video per descrivere, per mostrare come oggi voi fate le offerte in ufficio tecnico, ce lo può commentare? Certo. Allora, questo è chiaramente l'avvio, il lancio dell'ingegner, come si dice nel gergo di Tacton, e questa è una valvola montata su un attuatore aerodinamico che noi possiamo, tramite appunto l'interfaccia utente, gestire dinamicamente e cambiare, in questo caso, il size della valvola, in questo caso la tipologia di valvola, infatti cambia il corpo della valvola. In questo caso, sempre con il menu a tendina, possiamo cambiare il materiale di cui è costituito il disco. Qui abbiamo tre colori che ti danno un segnale di fattibilità di quello che stai facendo. In questo caso il semaforo giallo ti dice che devi utilizzare questo tipo di questa serie di valvola se vuoi utilizzare un elastomero determinato, insomma. E tutte le scelte le puoi fare tramite questo pannello, aggiungere degli accessori. Lui, essendo un solutore, ti propone sempre una scelta percorribile, una soluzione percorribile. In questo caso ho fatto una scelta errata e lui comunque mi ha trovato una soluzione, e questa soluzione può essere valutata tecnicamente e commercialmente, insomma. Quanto tempo vi richiedeva invece prima sviluppare manualmente, quindi queste configurazioni una per una? Ci portava via un sacco di tempo. Il collo di battiglia era anche volto a frenarci per quanto riguarda l'innovazione, la ricerca e sviluppo del nostro prodotto, e quindi non riuscivamo a dedicare tutto il tempo che volevamo per questo aspetto. Ecco, in questo caso potete vedere che invece aggiungere componenti, accessori di qualsiasi azienda che ci fornisce è molto semplice. In questo caso abbiamo un attuatore pneumatico, prima avevamo un riduttore volantino, poi accessori come box fine corsa, elettrovalvole, e qui hai già la possibilità di poter esportare il tutto e dare già al cliente il 3D, la messa in tavola, e anche il file AutoCAD, qualsiasi supporto. Diciamo che adesso la vita è un po' più semplice all'interno dell'ufficio tecnico. Assolutamente. Mi parlava anche di numeri veramente impressionanti dal punto di vista della crescita che voi avete avuto a seguito dell'introduzione di questo strumento. Sì, grazie al cielo noi siamo un'azienda in crescita, che è un po' in controtendenza rispetto a quello che si vede, si sente in giro. E possiamo dire che Tacton ha contribuito a aumentare di un 37% degli ordini acquisiti a fronte di richieste. Quindi, perché in questo modo è stato rimosso il collo di bottiglia dato dal numero di preventivi che riuscivate a gestire. Esatto, noi praticamente andavamo avanti con le richieste del commerciale, dovevamo essere continuamente reattivi, e la cosa, chiaramente, visto che c'era sempre uno studio tecnico dietro, ci portava via un sacco di tempo. Come è stata percepita invece lato cliente questa innovazione che avete fatto? È stata percepita sicuramente bene, perché è un obiettivo che ci permette di dare un servizio più completo, che prima non davamo, ma con molta fatica e in tempi anche più lunghi, insomma. Quindi direi che il vostro è un perfetto esempio di come una nuova soluzione tecnologica, l'introduzione di una nuova soluzione tecnologica, ha permesso di fornire una nuova esperienza utente per i vostri clienti finale e ovviamente ha portato... sia per i clienti finali che per Gibson, giustamente, e ha portato risonate di business realmente importanti. Quindi certo. un caso concreto di come si sia riuscito a realizzare una nuova esperienza utente. Esatto, d'accordo pienamente. E adesso quali sono i prossimi passi? Nel senso, domanda, lei sì. È un ingegnere informatico, un programmatore? No, ecco, un altro aspetto, io sono un progettista, sono un project designer, e non avendo esperienza di programmazione,
chiaramente all'inizio mi sembrava strano che uno strumento come questo ti desse la possibilità di fare delle configurazioni senza spingersi troppo nella programmazione. In realtà ci sono dei pattern molto, molto semplici e intuitivi con la quale qualsiasi persona può interagire e creare quello che, insomma, quello che avete visto. Giusto per dare un'idea, so che avete inserito l'intero vostro catalogo in questo momento all'interno di Tacton. Sì, esatto. Il nostro catalogo, che si compone anche di accessori, parliamo di 18.000 combinazioni possibili, che sono un'infinità. La sfida, tra virgolette, perché poi di fatto il programma in sé, lo strumento, non è complicato, però per noi ha dovuto significare adattare la nostra libreria aggiungendo quei parametri giusti che ci permettessero poi di inserirlo nel master, come si chiama nel gergo di Tacton. E però una volta fatto questo avviene tutto automaticamente, e un domani, se dovessimo sostituire una qualsiasi accessorio, non ci sarà bisogno di riprendere da capo il lavoro, ma sarà già tutto preimpostato. Quanto tempo avete impiegato a inserire queste 18.000 combinazioni all'interno di Tacton? Allora, di giornate effettive circa 2 settimane. E con quante regole siete riusciti a gestire questa variabilità? Le regole sono una ventina circa, sono dei constraints, sono praticamente un linguaggio informatico, però, come ripeto, è molto, molto semplice, intuitivo, e una volta fatte queste 20 regole, come ho già detto, il gioco è fatto. Benissimo, e quali sono le nuove sfide che vede da qui al prossimo futuro? Allora, per adesso è già stato fatto un grosso passo in avanti, e per ora abbiamo fatto un'interfaccia per l'ufficio tecnico che vorremmo, il nostro obiettivo sarà portarlo su una piattaforma web, e chiaramente condividere con tutti i nostri agenti in tutto il mondo. Noi abbiamo agenti che operano in tutto il mondo, e condividere quello strumento, e poi dopo tramite questa condivisione loro potranno autonomamente fare le configurazioni direttamente sul 3D e avere la possibilità, anche nel filmato si vedeva, di creare un preventivo già in questa piattaforma dell'ufficio tecnico. Permette già di avere un costo d'assieme di quello che si va a configurare. A tal proposito abbiamo preparato un video basandoci sul vostro modello, sulla vostra configurazione, per darvi un'idea di quella che potrà essere l'esperienza dei vostri commerciali e dei vostri clienti che utilizzeranno questa piattaforma direttamente su web. Quindi qui vediamo come Tacton è uno strumento unico sul mercato, perché con un solo risolutore di regole è in grado di gestire configurazioni sia tecniche che commerciali. Quindi tutto il lavoro che avete fatto fino adesso viene completamente riutilizzato una volta che lo si vorrà implementare all'interno della configurazione commerciale. Qui si vede come semplicemente sia stato aggiunto un nuovo prodotto, eseguendo le scelte che sono state definite all'interno dell'ufficio tecnico. È possibile variare i parametri di ogni singolo prodotto. Sulla destra compare le modifiche della distinta rispetto a quella base, e quindi viene realizzato un preventivo del nostro prodotto. Chiaramente è possibile andare a gestire tutte le informazioni che riguardano l'offerta, quindi eventuali scontistiche piuttosto che modifiche di quantità di tutti gli articoli inseriti in questa offerta. La capacità di questo prodotto di fornire un'esperienza utente così semplice è esattamente quella che voi state vivendo all'interno dell'ufficio tecnico. Oltre a questo, in tempo reale potrà essere prodotta la documentazione tecnica e estratta la distinta direttamente di questa configurazione. Come vi dicevo, un unico motore sia per le regole tecniche che commerciali, quindi direttamente da web sarà possibile lanciare lo sviluppo della configurazione tecnica in modo da ottenere istantaneamente il modello tridimensionale disponibile direttamente per i vostri clienti. È questo che vi serve? Sì, esattamente questo è il nostro common goals, proprio l'obiettivo finale al quale vogliamo arrivare. Quando vorrete noi siamo pronti. Grazie Gibson. Grazie.